Mentre sicuramente siamo tutti preoccupati per gli effetti anche economici che il coronavirus ha sulla città di Milano, notiamo come il disinteresse di Sala per le periferie continui. Sono inquietanti scritte in arabo, sono inquietanti villaggi autocostruiti dove non si sa chi possa dormire e chi possa fare altro molto peggio, dove comunque anche sotto l'aspetto igienico e sanitario non si possono avere notizie riguardo appunto a chi vive o meglio dire sopravvive in questi luoghi. Chiediamo che finalmente si faccia un piano di controllo delle periferie vero e non soltanto finti laboratori tematici che servono soltanto alla propaganda e non alla risoluzione dei problemi. Quello che potrebbe sembrare, cari amici, un paesaggio post bellico si trova invece a fianco alla sede dei Vigili del Fuoco e sotto dove passate ogni mattina con le vostre macchine. Siamo sotto il ponte della tangenziale est, chiaramente uscita a Corelli. E guardate che spettacolo, ma non ci fermiamo qui. Fai vedere il passaggio. Ecco i passaggi, guardate. Come vedete sono tutti passaggi comodissimi, insieme a noi il nostro mitico amico rapper. Vi ricordo che questa che vedete qua sulla sinistra è la strada che porta all'aeroporto di Linate, da via Corelli. Siamo nei pressi del centro di prima accoglienza, a fianco alla sede dei Vigili del Fuoco, ma soprattutto, Paolo, facciamo vedere cosa succede ogni giorno, dove passa la gente ogni giorno, perché noi siamo diventati specialisti in quello. Facciamo alzare lo sguardo. Tangenziale est, uscita Corelli chiaramente, ma non finisce qui, andiamo avanti. Guardate qui, diciamo che ci sono gente che fuma qui, eh? Ed ecco che incontriamo la prima baracca, come potete vedere ha anche i fili per stendere la biancheria. Questo filo serve anche per limitare gli accessi, guardate che roba. Come vedete il posto è sporchissimo, è super vissuto, tra l'altro questo è un i5, guardate quanti telefonini, è un computer di vecchia generazione, beh mica tanto vecchia generazione, scritte in arabo, continuano le scritte in arabo, guardate, immondizia. Questi sono sacchi di cemento scaricati da qualcuno, Maple Plastic. Ecco qua, cari amici, questo è quello che potete trovare sotto il cavalcavia della tangenziale di Corelli. Guardate quanti pernotti, sedie, birre.
Ci sarà qualcuno qui? No, abbandonato. Abbandonato, ma dopo vengono a prenderlo, sono fuori. Guardate. Ecco qua, un altro pernotto ancora. Come potete vedere, poi qui la strada continua. Diciamo che vi abbiamo portato a vedere i pernotti più grossi e non sono pochi, eh? Guardate anche di là. Adesso passiamo di là poi. Guardate, è incredibile, c'è pernotti dappertutto, addirittura sull'angolo della staccionata, qui sotto la prima trave. Cioè, non è difficile pensare che ci potrebbe scappare il morto col freddo qui, eh? Ed insieme al nostro amico Paolo continuiamo a vedere queste scene, guardate. Un fuoco fatto seppellendo appunto la sostanza carburante con dei sassi. Se cercate guanti o un coltello è qui. E qua c'è un letto, non c'è nessuno. È anche bello comodo, c'è anche il tappeto. Secondo te, Paolo, Frank, scusa un secondo, vai tranquillo, riprendi. Secondo te qui si può capire di che religione è la persona che sta? Diciamo che si può dedurre. Ecco, direi di sì. Soprattutto tutte quelle scritte che abbiamo visto sui pali in arabo, insomma, ci dicono che deve essere chiaramente un italiano poliglotta, diciamo così. Proseguiamo, qui ci sono anche dei gatti, come avete visto, che vivono insieme a queste persone. Il grande problema è che qui potrebbe scapparci il morto col freddo, e chi lo trova qua? Ma continuiamo. Guardate, è tutta una schifezza, adesso noi dobbiamo andare di là. C'è questa cosa qua. Proseguiamo. C'è anche una bicicletta per bambina qua, eh? E una sella di un'altra bicicletta. E proseguiamo, un'altra baracca. Guardate, addirittura in panoramica, una davanti e una dietro. Tavolini, immondizia di ogni tipo. Questo per dirvi, no, la Milano della povertà, no? Devo dire che mi permetto in tutta questa povertà, perché si vede comunque illegalità, in qualche caso, clandestinità. Questa è la fine che potrebbero fare tanti italiani se gli levano il reddito di cittadinanza. Pensateci, a trovarsi senza una lira, come si fa a finire? Non è un altro paese estero, è l'Italia, Milano, 2020. E vi stiamo facendo vedere un altro pernotto, guardate qua. C'è gente che sta entrando qui, alle nostre spalle. Ma la cosa che ci fa veramente preoccupare, sono queste bombole di gas che vedete qua. Guardate le bombole di gas. Se poi fai una zoomata, Paolo, anche dall'altra parte, poi direi che possiamo anche chiudere per oggi. Si vedono le persone che stanno uscendo dalle altre tende, sì, ho visto. Riprendimi per favore la batteria e la bombola del gas che è piena. E direi che ci possiamo accomodare all'uscita. Thank you.
Vediamo cosa c'è in queste capanne qui. Cerchiamo di capire un attimino la situazione. Vieni. Altri pernotti. Chiusi con delle sedie, noi glielo richiudiamo perché siamo persone civili. E niente, direi che possiamo anche andare. Direi che per oggi di immondizia e di pattumiera qui nel municipio 4 ve ne abbiamo fatta vedere abbastanza. Diciamo che la cosa che non ci sconvolge è il fatto che segnaliamo da mesi, da anni, che nei sottopassi, nelle stazioni, sotto i cavalcavia c'è un'umanità a volte disagiata, a volte povera, a volte pericolosa e nessuno fa niente, perché questa situazione non è nata in un giorno. Va bene. Paolo, puoi chiudere facendo vedere da dove usciamo le ultime capanne. Vi sto dando gli ordini in diretta, tra virgolette, ordini amichevolmente. E ci rivediamo fuori per un commento finale. Cosa c'è qua sotto i teli? Guardate, tutta roba rubata, guardate che roba. Quindi se state cercando merce rubate, non c'è solo Piazzale Cuoco, non c'è solo San Donato, ci sono tantissimi posti, questo è un altro di quelli. Andiamo veramente stavolta perché comincia a far caldo e diventa buio. Ed eccoci amici, un'altra uscita, faticosa, sporca. Siamo anche qui alle biciclette di prima, siamo anche a fianco al gattile comunale, guardate che convivenza che c'è tra uomini e animali. E avete visto anche gli stenditoi, credo che l'avete riprese le corde con gli stenditoi, quindi non è gente che campeggia un giorno, Paolo, è molto di più. E fuori anche da qui, diciamo che non è una bella situazione. Immondizia, schifezze anche qui. Ti sei dimenticato un pernotto, amico, eh? Quello? Che succede qua? Chi c'è? Che succede? Chi c'è qui? Si vede? Ok, amici, che vi dobbiamo dire? Immaginavate anche il nascondiglio segreto sotto il greto della strada? Questa è un'altra cosa nuova, usciamo di qui, da questa pattumiera che ci riserva veramente tante situazioni. Fra l'altro abbiamo ancora altre tende, guardate lì, è tutto un campo dove si dorme qui. Ma la situazione non cambia molto, non ve li facciamo vedere tutti, facciamo solo una panoramica. Teniamo un secondino. Paolo, direi che qui puoi fare una zoomata, far vedere che è tutto pieno di roba anche qui, guarda, dentro il greto secco dell'argine qui del Fiumiciattolo. Ecco cari amici, state vedendo le immagini del servizio che abbiamo effettuato in via Corelli, fronte il civico 27, siamo al CPR di Milano, in quella strada che porta dal centro verso l'aeroporto di Linate e verso Segrate. È qui con noi in diretta video Francesco Rocca, consigliere del municipio 4 di Fratelli d'Italia. Ciao Francesco. Ciao Tullio, buongiorno a tutti. Niente Francesco, la nostra domanda che ti volevamo fare dopo che abbiamo visto appunto queste immagini di questa situazione che comunque già conoscevi appunto della zona intorno al CPR, quest'aria nera che circonda questa struttura, che ne pensi? Beh, qui ci troviamo a pochi metri dall'aeroporto di Linate,
Oltre a questo, loro, questo ormai villaggio, chiamiamo villaggio, si trova sotto la tangenziale est ed è ben visibile sia dal viale Forlanini e sia dalla tangenziale stessa. È una situazione imbarazzante e intollerabile per Milano nel 2020. Io come consigliere di Municipio 4, visto che siamo sul territorio del Comune di Milano, ho intenzione di fare un esposto all'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, l'assessore Scavuzzo, e oltre quindi all'istituzione comune è mia intenzione anche rivolgermi al prefetto e al questore di Milano, perché noi non sappiamo chi è che si rifugia lì, chi è che bivacca e chi vive sotto i ponti della tangenziale est di Milano a pochi metri dall'aeroporto di Linate, che tra l'altro lì è una porta, è la prima cosa che vedono i turisti quando atterrano e si dirigono verso la città. Quindi come benvenuto abbiamo questo villaggio di disperati. Sì, fra l'altro, come dicevamo prima, si dichiarano tutti palestinesi, però ci viene anche qualche dubbio che siano palestinesi, in quanto lo dovrebbero godere di protezione umanitaria. Perché stanno fuori allora? Sono criminali? Cosa ci fanno dei palestinesi appunto sotto i ponti? E tra l'altro lì abbiamo Via Corelli, il CPR di Via Corelli, che in teoria tutta quella zona deve essere controllata, considerando anche che ci sono i militari proprio attorno l'aeroporto. Quindi è una parte del territorio del comune, sì, è sì l'ultimo angolo di Milano, ma in teoria deve essere controllato costantemente. Guarda, però la cosa che... Sì, scusami, la cosa che ci dà veramente fastidio, dà fastidio a tutti i cittadini, è anche questo fatto che vicino passa il fiume Lambro, qualche volta quando ci sono queste famose bombe d'acqua, queste acquazzoni, le strade si riempiono e si dice sempre: ma gli scolmatori non li puliscono, non funzionano, non ci sono. Abbiamo fatto una scoperta che ti comunico ora: negli scolmatori d'acqua si sono costruiti delle case, ci sono delle persone che se li sono arredati e non male, lo vedrete dalle immagini che stanno scorrendo mentre stai parlando. So che quello, a chi deve controllare queste cose? Se non chi fa la manutenzione acqua, sì, quindi MM, credo, no? Sì, lì guarda, sulle strade, le strade comunali, deve essere proprio il settore strade, il reparto strade del Comune di Milano. Quindi per esempio il Viale Forlanini è il reparto strade. Però c'è da considerare anche la manutenzione dei ponti della tangenziale. Quindi... insomma, oltre alle forze dell'ordine, quella zona deve essere controllata costantemente anche dai tecnici. Ecco, appunto, le forze dell'ordine, che nel caso capitasse noi gli manderemo copia, anzi gli abbiamo in questo momento, gli abbiamo già mandato copia, abbiamo trovato delle scritte in arabo appunto sui piloni della tangenziale, dove tra l'altro abbiamo trovato bombole del gas, materiale esplodente, alcol, insomma tutte cose che secondo noi non andrebbero lì. Comunque, con queste scritte: lealtà alla patria, Allah è il più grande, vittoria o morte, non ci arrenderemo mai, insomma una cosa che lascia veramente preoccupante. Se dei scappati di casa possono essere dei potenziali terroristi, e visto che che siamo veramente a pochi metri dall'aeroporto, è grave la situazione, oltre ad essere imbarazzante per la città di Milano. Tra l'altro ti anticipo una situazione: quello che mi ha colpito su sto fattore qui è che siano tutti d'accordo, perché noi abbiamo trovato un gruppo che sta proprio sotto il cavalcavia, quindi sulla sinistra del CPR, e un altro gruppo che sta nella via privata Aquila, nelle baracche degli orti, nei quei casotti fatti per tenere gli attrezzi. Siamo andati a trovarli, abbiamo aperti, chiaramente c'è tutto, sono dei monolocali arredati, e anche questi sono dichiarati palestinesi. È la prima volta che mi capita sul territorio di Milano tutti questi palestinesi nell'arco di 30-50 metri. Ma com'è possibile? Anche gli orti lì, com'è possibile? Gli orti, allora, situazioni abusive, e purtroppo ne abbiamo diverse, non solo in Municipio 4 ma in tutta la città. Per esempio mi viene in mente Ponte Lambro, sempre a ridosso della tangenziale abbiamo degli orti abusivi che non fanno più da orti, ma sono diventate baracche, rifugio per cittadini magrebini che non fanno altro che spacciare nel Parco Vittorini, quindi usano quell'angolo come rifugio. Non è facile, purtroppo ho notato, perché la macchina è veramente lenta, sgomberare
queste situazioni. Sì, quello che sono in aumento perché evidenziato, a parte il municipio 4, io che giro un po' tutta la città, ne ho trovati almeno 4 nuovi. Anche in riva al fiume Lambro, per esempio a Lambrate, nel municipio 8, a fianco all'area Expo, insomma, diciamo che è un bel problema anche quello. Va bene, per ora ti salutiamo, Francesco, grazie della disponibilità e ti rivedrai in onda giovedì o venerdì, adesso vediamo in base a come riusciamo a sistemare la cosa, perché è piuttosto complessa. Un saluto allora, ci vediamo, ciao, grazie. Grazie, grazie Tullio. Ciao, ciao. Grazie. Sotto un cartello che dice divieto di scarico, videosorveglianza, denuncia alle autorità per sanzione, mi sembra che sia lettera vana e morta, come tanti altri diritti della nostra Costituzione negli ultimi anni, anzi decenni direi. Andiamo avanti. Cari amici, grande sudata anche oggi, anche se sono a maniche corte, compresi tutti gli altri ragazzi che sono con noi. E chiudiamo qui, davanti ai Vigili del Fuoco di Milano, il centro polifunzionale. Vi ricordo che siamo sotto il cavalcavia di Via Corelli della Tangenziale Est. Dopo tutto quello che avete potuto vedere, bombole del gas, batterie, biciclette, mercanzie rubate di ogni tipo, nel caso succeda un incendio, se non funzionano le famose telecamere del cartello che ha inquadrato prima Paolo, videosorvegliata, eccetera, perlomeno ci sono i Vigili del Fuoco che spegneranno l'incendio. Per oggi da Milano, Municipio 4, è tutto. Un saluto a tutti voi, seguiteci e commentate City Report Tullio Trapasso.